Da Conte nessuna risposta concreta alla ripartenza del turismo. Pur apprezzando la cautela della fase 2 dopo l'epidemia di coronavirus, il sindaco di Rimini Andrea Agnassi sfera una profonda critica al metodo prospettato ieri sera dal Premier. Gli ultimi provvedimenti annunciati da Presidente Conte per Agnassi non rischiarono per nulla il futuro di troppi settori strategici, a partire dal turismo, che genera nel complesso il 20% del PIL italiano. Bene la ripartenza, la riapertura di manifattura, tessile, cantieri, ma lo stesso deve valere per il turismo, che ricorda il sindaco di Rimini, il settore più colpito dal coronavirus e quello più complesso da rimettere in moto. Già dalle prossime ore, afferma Agnassi, è necessario che si definisca un quadro preciso delle cose da fare. Rimini chiede al governo di comporre immediatamente una cabina di regia organizzativa in cui virologi, esperti di industria culturale, balneare, hotellerie siano in grado di definire subito e rendere pubblici i protocolli del come si possa riaprire in sicurezza, ad esempio individuando tutele giuridiche per chi ospita. Come Emilia-Romagna ci mettiamo a disposizione. Qui sulla costa, conclude il sindaco di Rimini, da secoli il turismo dialoga con le istituzioni sanitarie e dunque abbiamo il know-how, le conoscenze per dare un contributo. Ma prima di tutto occorre darsi una svegliata, seria e non folcloristica. L'industria dell'ospitalità soffre più di ogni altra, le imprese, i lavoratori, gli stagionali, ma adesso quello che non possiamo più attendere sono le certezze operative insieme all'immissione di liquidità. Non possiamo né più aspettare, né più tollerare di portare avanti una discussione su quello che da una parte definiamo un dramma e dall'altra magari pensiamo di banalizzare con il plexiglass o con la distanza tra un ombrellone e l'altro.